Ancora una volta un punto per copertina, non è double face come potete vedere, è un punto popcorn forse, sicuramente, e praticamente questo punto viene bello spesso, guardate qui, quasi tridimensionale, quindi diciamo una copertina bella calda. Se lo farete con un filato molto morbido, penso che venga una cosa eccezionale. E anche per una borsa, vedete, fare una borsa così è proprio carina, anzi, mi piace proprio. Sì, penso che lo farò. Penso che farò una borsa con questo punto. È un punto bubble, ma messo, o popcorn, ma messo per lungo. Di solito si fa sempre per così, in verticale. Invece l'abbiamo messo in orizzontale. Io l'ho fatto in due colori. Se voi vi piace potete continuare così, lo potete fare di tre colori, quattro colori, quello che volete, oppure in tinta unita senza problema. Quindi, se ancora non lo avete fatto, in basso sotto c'è un quadratino con sopra scritto iscriviti e una campanella vicino. La campanella serve per essere aggiornati con dei messaggini e su appena io caricherò un video, quindi sarete aggiornati immediatamente. Mentre iscrizione è chiaro, serve a voi per avere sempre a portata di mano tutti i miei punti. Faccio presente che ho 187 video ad oggi, di cui 18 solo per punti fantasia a uncinetto. Il resto fate un giro voi nel mio canale. Vi lascio quindi al tutorial, che si fa in due righe solamente, perché è chiaramente molto semplice, bastava anche una riga sola, ma ne ho fatte due. Allora, ciao a tutti e grazie ancora. Allora, iniziamo il tutorial con due colori. Io lo volevo fare in due colori. Questo è un punto che viene molto gonfio, quindi secondo me adattissimo a copertine senza imbottirle. Se utilizziamo una lana calda, non sarà necessario imbottire la copertina. Non è double face e quindi praticamente ha solamente un verso. Comunque io lo faccio in due colori, ma vi verrà carino sicuramente anche ad un colore solo. Allora iniziamo mettendo un multiplo di 4 maglie, quindi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Fate sempre prima delle prove, anche per provare l'uncinetto. La catenella giusta è questa. Vedete com'è morbida così. Se voi cambiate uncinetto e lo mettete più grande, vedete che vi si allargheranno un po' le maglie. Se lo mettete più piccolo, diventerà meno soffice. Quindi questa è una cosa che dovete valutare voi. Allora, 1, 2, 3 e 4, e poi nella quarta, quindi 1, 2, 3, nella quarta andremo a fare altre 4 maglie alte, quindi una, due, e 4 maglie alte più questa sono 5 in tutto. Quindi adesso andremo qui in questa, prenderemo la maglia, la tiriamo indietro e poi nella maglia contiamo una, due, tre, nella quarta andiamo a fare una maglia bassissima. Di nuovo 3 catenelle, una, due e tre, e nello stesso punto andiamo a fare 4 maglie alte, una, due,
3 e 4, 4 maglie alte, prendiamo l'ultima qui, prendiamo la catenella, scusate, e la tiriamo dentro, contiamo 1, 2, 3, nella quarta andiamo a fare una maglia bassissima. E questo è il punto che ci porteremo fino in fondo. Facciamo il secondo giro. Facciamo, giriamo il lavoro. E proprio qui facciamo un punto basso. 1, 2 e 3. Entriamo qui in questo spazio e facciamo un punto basso. 1, 2, 3. Facciamo un punto basso. Se la vostra lana è più fina rispetto a questa, calcola, io sto lavorando con un 5, fate più maglie alte. Io ne ho fatte 4, voi fatemi 5, 6, fate in maniera tale che questo popcorn venga bello cicciottello. 1, 2, 3, maglia bassa, 1, 2, 3, maglia bassa, scusate, 1, 2 e 3, e qui ancora maglia bassa. Allora, non terminiamo il punto facendo una maglia bassa, ma bensì andiamo a prendere il filato di un altro colore. Allora, prendiamo il bianco. Se volete potete sempre, facciamo uno doppio e sono una. E poi facciamo una, due e tre catenelle. In questa maglia qui che abbiamo fatto, eccola, la riprendiamo, facciamo una maglia alta, quindi una, e poi ne facciamo un'altra, due. Poi ne facciamo un'altra, 3, e la quarta per finire. Poi prendiamo qui, qui, e facciamo il punto. A questo punto andiamo a metterci proprio qui, ecco, e facciamo una maglia bassissima. Ancora 1, 2 e 3 e continuiamo così, quindi una, due, tre, quattro, prendiamo questa, questa, tiriamo e facciamo qua una maglia bassissima. Quindi continuiamo così fino a tutto il giro. Allora, adesso torniamo indietro con una, due e tre. Andiamo proprio qui e facciamo una maglia bassa. Di nuovo una, due, tre. Andiamo qua e facciamo una maglia bassa. 1, 2, 3. Una maglia bassa. 1, 2, 3. Una maglia bassa. 1, 2, 3.
come abbiamo fatto prima qui, facciamo così, ma andiamo subito a fare, ecco qua, e cambiamo colore e di nuovo si ricomincia 1, 2, 3, prendiamo così, facciamo una maglia alta. Ecco qua, una, due, tre e quattro. Ancora così. E andiamo a prendere nella maglia bassa una nuova maglia, ecco fatto, e continuiamo così per tutta la copertina, se di copertina si tratterà. Come vedete viene bella morbida e anche, diciamo così, tridimensionale. Ok, e grazie per essere arrivati fino in fondo al mio tutorial. Iscrivetevi al mio canale se vi è piaciuto, lasciate un like e condividete. Ciao a tutti!